chiamato io, dopo 10 minuti sono arrivati. Siamo arrivati al pronto soccorso, hanno caricato sull'elicottero per portarlo al gemello. E niente, poi sono tornati indietro. Si sono resi conto com'è la cosa. Siamo tutti e tre qua noi. Siamo tutti e tre qui. Siamo sopra in compagnia. Sì. Vabbè. Ma neanche io le partite. Non lascia stare bene, ma. Sì, ma che viene a fare con dietro, non la penso. Aspetta lì. No, non penso. Ci sentiamo dopo, dai. Non ce la posso fare. Come ce la facciamo noi, ce la puoi fare pure te. Ce l'ho insegnata a te che si voglia vincere la porta. Non ci posso credere, te lo giuro, le sa. Sto in caserma Civitavecchia. Sì, da ieri sera, la nostra notte sono stata in caserma da Dispoli. Non ci posso credere, te lo giuro. No, ma te lo giuro, non lo so, perché quando è successo io non stavo in bagno. Si vede che papà gli stava facendo vedere la cosa, perché lui era sempre chiesta, convintissimo, certo che era scarica, perché mio padre la pistola non la carica mai in casa, te lo giuro. Gli è partito, non lo so, come non lo so, te lo giuro, non lo so. No, non te lo, ci credi che penso che sto in un incubo, che non è vero tutta sta cosa? No, perché mio padre sta facendo un interrogatorio. Sì, perché lo vogliono indagare per omicidio volontario, non lo so quello che succede, vogliono mandare in carcere. Te lo giuro, guarda, per me non è vera tutta sta cosa, te lo giuro, non lo so che può essere successo. Inizialmente lui era cosciente, Alessà. Poi piano piano è cominciato a diventare pallido, abbiamo cercato di alzargli le gambe e poi dopo un po' abbiamo detto che non ci abbiamo proprio pensato a una cosa del genere, capito? Ti posso pensare che è morto. L'ultima cosa che ho potuto pensare di lui. Lui mi diceva, se un giorno morirò non ti mettere più Alessà. Penso che quello che vuole. No,
tutto bene. Senti, è una cosa che non ti passerà mai perché ti resterà sempre una cosa difficilissima, Martina, però il tempo aiuterà. Adesso ti sembra veramente che ti senti morire, hai ragione, ma il tempo aiuterà. E non è vero che lui vorrebbe che... Rimani da solo. Non è vero. Lui vuole una persona a fianco che ti fa sentire protetto. Assolutamente sì, sì. Il cuore lui ci sarà. Sì, che lo vuole, ci sarà.